Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero. Ha imparato a sognare e, imperterrita, fa sognare un pubblico sempre più vasto. Con una brillante carriera alle spalle, Fiorella Mannoia non smette mai di sorprendere e conquista nuove schiere di ammiratori grazie ai suoi sempre intensi lavori discografici. L'ultimo, Ho imparato a sognare, è una raccolta di cover che ha scalato le classifiche e che all'interno contiene anche il duetto pluriplatinato con Noemi, Nell'amore si odia. L'amore si odia, se fosse così facile. Fiorella Mannoia ora porta le sue ultime creazioni nell'Acoustic Tour 2010 che farà tappa il 10 aprile al Palariviera di San Benedetto. L'evento è organizzato dalla Comstar che continua così a portare in Riviera grandi star della canzone italiana. La scelta su Fiorella Mannoia e anche su Mario Biondi era quella di cercare di fare, come ormai nostro costume da tanti anni, in questa città degli eventi importanti. Questo Acoustic Tour di Fiorella è uno degli eventi più importanti dell'autunno e primavera, inverno e primavera 2010, e perciò insomma la sua presenza qui, ripeto, è un evento che qualifica la città e che comunque qualifica anche la nostra attività. Ma riparlarne inutile. L'interprete per eccellenza della canzone italiana a San Benedetto si proporrà in un'originale veste acustica, accompagnata da una band che vede la collaborazione di alcuni nuovi musicisti e di un quartetto d'archi arrangiato da Marcello Siringano. Un'occasione unica per ascoltare la voce italiana che forse più di chiunque altra sa conferire una carica emozionale unica ai testi delle canzoni interpretate. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero...